ancora non ha fatto un pezzo di carta. I dati ci dicono che l'istruzione premia, perché i tassi di occupazione dei laureati sono decisamente più elevati di quelli di chi si ferma al diploma. In termini di occupazione, quanto è consistente la differenza tra laureati e diplomati? Considerando la popolazione tra i 25 e i 64 anni, il tasso di occupazione è pari all'80,8%, mentre per chi si ferma al diploma il tasso di occupazione è pari al 70,3% e il vantaggio occupazionale sta crescendo negli anni. E in epoca Covid? L'impatto della pandemia sull'occupazione è stato meno marcato per i livelli di istruzione più alti. Nel 2020 le persone più penalizzate sono state le donne con basso livello di istruzione. Per quanto riguarda invece la popolazione laureata, il tasso di occupazione è diminuito di 1,5 punti nell'area umanistica e dei servizi, di circa un punto nell'area socio-economica e giuridica. Il calo è stato più lieve nell'area medico-sanitaria, mentre il tasso di occupazione dei laureati nell'area scientifico-tecnologica, la cosiddette lauree STEM, è addirittura aumentato di un punto, anche se va sottolineato che soltanto per la componente maschile. L'istruzione non premia maschi e femmine allo stesso modo? Allora, dobbiamo premettere che il divario occupazionale di genere è in Italia più alto rispetto alla media europea. Tuttavia, all'aumentare del livello di istruzione, il divario diminuisce. Nel mercato del lavoro italiano le donne sono meno penalizzate se più istruite. In particolare nel Mezzogiorno le laureate hanno un vantaggio di 24 punti percentuali rispetto alle coetanee che si fermano al diploma. È importante tuttavia ricordare che i tassi di occupazione nel Mezzogiorno sono inferiori rispetto al resto del paese. Rispetto ai coetanei europei, qual è la situazione dei nostri giovani? Rispetto alla media europea, il mercato del lavoro italiano assorbe con maggiore difficoltà e lentezza il capitale umano più giovane e formato. Infatti il tasso di occupazione dei 30-34 anni laureati è pari al 78,3%, mentre raggiunge l'86,5% nella media europea. Tuttavia dobbiamo ricordare che la laurea presenta comunque un vantaggio. Il tasso di occupazione dei 30-34 anni laureati è 10 punti superiore a quello dei coetanei che si fermano al diploma. E questo vantaggio occupazionale sta crescendo negli anni.